Dendrobium crisotoxum da diversi anni, coltivazione completamente cambiata da quando c'ho l'ancestello. Adesso finita la fioritura riprenderà la vegetazione, all'esterno tanta luce, acqua e concime, riposo secco e caldo in inverno. Solo un breve abbassamento di temperatura fra dicembre e gennaio. Oggi sul davanzale della mia cucina, ve le ho messe un attimo fuori per vederle meglio, ho queste tre Phalaenopsis Minimark che ho da molto, ibrido molto molto bello, adesso si trova un pochino meno in giro, mi piace molto la sua pontinatura, molto delicata. Poi abbiamo una Black Pearl, eccola. Colore incatturabile, veramente molto molto bella, molto scura. E in questa vi voglio far notare, per chi è alle prime armi, la classica domanda: cosa faccio con lo stelo? Allora, ci sono due linee di pensiero, qui si vede bene, aspettate, se riesco a mettere tutto a fuoco, eccola. Praticamente abbiamo, questo è uno stelo vecchio che ha fatto la rifioritura, quindi di solito si dice contate due o tre nodi, tagliate, che lei rifiorisce. Come notate, fa uno stelino più piccolino e con pochi fiori. Il nuovo stelo invece è esattamente la fioritura di come l'avete comprata, quindi stelo nuovo di quest'anno con una bella fioritura, quindi fioritura. In questo ibrido si nota poco, però in realtà negli ibridi a fiore grosso si nota anche che nello stelo nuovo abbiamo il fiore di dimensione classica. Invece nella ripartenza, dove rifiorisce, abbiamo oltre solo due o tre fiori, quattro, anche i fiori più piccoli. Quindi si sceglie. Io preferisco sempre di solito tagliarli alla base e così ho una fioritura poi completa, e bella, e in più la pianta da uno stelo all'altro nuovi ha un tempo senza fioritura dove recupera più energia e cresce più vigorosa. Inoltre gli steli vecchi dove lasciamo i nodi tendono a fare poi i checchi, quindi nuove piantine che ci mettono parecchio prima di poter essere staccate, tolgono nutrimento alla pianta. In questo caso io li sto lasciando tutti, se notate ci sono tre steli, perché volevo proprio fare i chicchi per riprodurre questa pianta e ovviamente quando uno li vuole fare non ne ha ancora fatti, spero che ne faccia. Non tutti gli ibridi li fanno, dipende dai genitori, quindi adesso aspetterò ancora un po', li lascio tutti, se poi vedo che proprio non continuano a farne, taglio e ricomincio come le altre a lasciare solo i nuovi. Poi abbiamo come ultimo, non so che ibrido sia, è con me già da 5-6 anni, se riesco a metterlo a fuoco, e in questo caso vi voglio far vedere che è pelorico. Mutazioni genetiche e semplicemente a tre labelli. Psicoxis a mariposa, due steli, assieme a un'altra Psicoxis dal fiore giallo, sempre anche lei due steli. Le coltiviamo in casa come le Phalaenopsis, quindi al caldino. Il substrato lo bagniamo regolarmente, cercando mai di farlo completamente asciugare, ma danno dei buoni risultati. Vedete i fiori, questo è cresciuto storto, poveretto. Questo invece è più dritto, abbastanza vistosi, e adesso aspettiamo fiduciosi quest'altro bocciolo. Buongiorno, mi chiamo Paolo e vi presento un video semplice sul motivo per cui alcune piante devono rispettare un riposo invernale. Questo esempio è su due Dendrobium nobili, senza alcuna pretesa, sono di quelli classici che si acquistano
nei supermercati o nei centri commerciali. Questo è di settembre dell'anno scorso e ha dimorato tutto l'inverno fino a novembre, in casa al caldo, come vedete, sano, senza troppi problemi, con vegetazioni abbastanza sviluppate sul piede. E, boh. Questo invece che vi presento è lo stesso che ha un mese in più, stesse dimensioni all'acquisto, ma ha rispettato un riposo durante l'inverno. Praticamente da ottobre a una settimana fa, 10 giorni fa, è rimasto al fresco, diciamo, temperature fra i 5 e i 12 gradi di notte. E come si può vedere, le dimensioni sono notevolmente più sviluppate e ha dei bellissimi boccioli di cui sto attendendo la schiusa. Quindi molti dicono: ma io posso tenerlo in casa? Sì, ma il risultato è comunque una differenza come questa. E si vede. Grazie, arrivederci. Vandofinetia Cherry Blossom, sarebbe un ibrido primario tra Neofinetia falcata, che vabbè, ormai si chiama Vanda falcata, Periascocentrum pusillum. Non avete idea del profumo, guardate. Per ora ci ha aperti 1, 2, 3, 4 steli, ma ho visto che ne ha ancora in formazione. Vediamo se riusciamo a vederli. Questa pianta qua, sono coperte. Vabbè, questa pianta qua ne ha ancora tre informazioni e queste, eccoli lì che si intravedono. Uno, due, tre. E queste ne ha ancora due. Quindi, mamma, è esplosa quest'anno. La coltivo tutto l'anno in bagno tra, va bene, estate arrivo sui 30 gradi. In inverno il riscaldamento è spento, le minime arrivano sui 16. Poi quando le lampade si accendono, alza un po' la temperatura, arrivano anche a 22-23 gradi. E io la coltivo nel metodo Nardotto, cioè in pratica il cestello dentro al vaso. E dentro al cestello c'è un po' di barca medio. Vedete che meraviglia. Non avete idea del profumo. Salve a tutti, io mi chiamo Marco e con questo video voglio portarvi i risultati di un mio esperimento di coltivazione in serra non riscaldata. Quella che vedete qui è un esemplare di Dinema polybulbon, un'orchidea originaria del Centro America che cresce in foreste umide ad altitudini che vanno dai 600 metri circa fino agli oltre 3000 metri sul livello del mare. Questa orchidea l'ho acquistata 2 anni fa è coltivata su zattera, inizialmente in orchidario, in un range di temperatura che va da massime di 27 gradi estive a minime invernali di circa 15 gradi. Quest'anno, però, vista la sua grande adattabilità in termini di climi, ho deciso di tenerla durante l'inverno in una serra fredda utilizzata per riparare limoni. Nonostante le minime molto più basse rispetto a quelle che ho nell'orchidario, in quanto parliamo di 5 gradi di minima, forse addirittura meno, questa pianta ha continuato a vegetare tranquillamente, anche se lentamente. Inoltre, ha portato alla formazione di 2 fiori, uno che è fiorito all'incirca a metà di gennaio e uno che è fiorito nei giorni scorsi e che vedete qui. Sebbene diciamo come fioritura non sia particolarmente eccezionale, dato quello che è capace di fare questa pianta, sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti. Quasi completa fioritura di questa Phalaenopsis ricevuta in regalo, tenuta in casa a temperature dai 16 ai 20, 22, anche 23 gradi durante il giorno, minime sui 16 durante l'inverno di notte. Radici attive sia qui che nel vaso, una foglia in formazione e la sfiorita. Chiaramente ho tagliato il ramo alla base così che gli ho dato maggior forza per
per fiorire. Adesso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fiori. E la particolarità di questa, di questo fiore che ha perso il labello. tre boccioli sono ancora da farsi aprire. Gongora specie, anzi scusate, questo è un ibrido preso 2 anni fa, ha impiegato un anno per mettersi bene, rinvasato, condizioni intermedie un po' caldine, qui vicina la sua cugina coltivazione facile. Io le lascio sempre appese perché ho spazio, ma potete anche appenderle o metterle su un piedistallo solo quando c'è lo stelo fiorale. Sì, buongiorno. Oggi vorrei presentarvi queste due Phalaenoptis. Una e due. Allora, vi spiego la storia. Queste due piante le ho trovate praticamente nel negozio di parrucchiere dove lavoro, ed erano invasate in un vaso di cristallo con della sabbia colorata. In questo caso i garden avevano sfogato nell'abbellirle di più, ma c'è poco da abbellire perché le orchidee sono belle da sole. Allora che cosa ho fatto io? Le ho prese, le ho svasate, ho risciacquato bene le radici. Ho cercato di prendere il meglio delle radici e il resto l'ho tagliato con una forbice ben disinfettata con della varichina. Ho lasciato asciugare bene ovviamente le ferite che provochiamo quando tagliamo le radici e le ho invasate nel lapillo. E guardate un po' come stanno vegetando bene. E soprattutto come stanno radicando bene. Ovviamente le foglie presentano ancora segni di sofferenza, purtroppo. Ma vi dirò di più. Da quando siamo tutti quanti a casa, il mio pensiero andava sempre a loro. Non le potevo lasciare nel salone, dove io non avevo più la possibilità di curarle. E allora che cosa ho fatto? Le ho prese e me le sono portate a casa. E vi dico che da quando le ho portate a casa, loro non subiscono più l'aria secca del salone e quindi stanno migliorando sempre di più. Che dire, la Phalaenoptis è vero, è una pianta comune, la troviamo ovunque, però ha sempre un gran fascino. Soprattutto la luminosità che dà, che trasmette. Cioè al sole praticamente i petali brillano. E poi la Phalaenoptis rappresenta la farfalla, come dire, cioè, le farfalle io, nei colori e nelle forme, sono meravigliose, e guardate un po' che spettacolo, ve le volevo presentare, ci tenevo, peccato che non ho molta luce, ma a breve vi mostrerò gli altri esemplari di orchidee che ho. Un abbraccio!